all'assessore alla sicurezza, in questo momento è in corso lo sgombero della Baraccopoli, che è qua in via dell'acciaio. Ecco, cosa sta succedendo? Dunque, abbiamo, dopo un po' di tempo, che ovviamente come tutti gli sgomberi ha bisogno di una gestione. Ci hanno spostato, perché sì, le Nazioni e la Russia, ci siamo spostati in un posto sì, più tranquillo. Ecco, che cosa sta succedendo? Ci stava raccontando come ha funzionato. Sì, esatto. Dicevo che gli sgomberi sono sempre delle cose complesse, specie questo che è uno sgombero piuttosto grosso, dove hanno collaborato il mio assessorato alla sicurezza, l'assessorato dell'assessore Campora all'ambiente con Amiu e l'assessorato dell'assessore Fanghella all'Aster, insieme alla Polizia Municipale, Polizia di Stato, che ovviamente abbiamo insieme al Municipio deciso in questa giornata di far partire lo sgombero. Lo sgombero era praticamente una baraccopoli abitata saltuariamente da una ventina di soggetti rom per la maggior parte, che tra l'altro, oltre a creare un notevole degrado ambientale, creavano notevoli problemi igienico-sanitari, perché poi la spazzatura veniva buttata nel rio qui sotto, c'era la presenza. Quindi c'era di... anche un inquinamento delle acque. Abbiamo visto gli agenti e i commissari del reparto ambiente della PG all'opera. Esatto, e poi dicevo, le batterie usate venivano buttate giù nel torrente, quindi c'era anche un problema di materiali inquinanti e soprattutto poi, come dicevo, il problema igienico-sanitario, che non è da poco. Insieme al municipio ci ho tenuto particolarmente a far sì che l'area venisse assegnata prima della fine dello sgombero, in modo tale che appena la zona è bonificata si possa passare immediatamente all'assegnazione a un'associazione del terzo settore, in modo da farla diventare un orto urbano e ridare dignità a un'area che ne ha tutto il diritto e bisogno.